Si tratta di un incontro, siamo arrivati al nono focus, di un incontro annuale che noi realizziamo nell'ambito delle problematiche reumatologiche, ha una valenza prettamente legata a quello di dibattere tutte le forme più aggiornate degli aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie reumatologiche. Parlare di malattie reumatologiche significa parlare di un mondo di patologie che non riguardano soprattutto le problematiche osteoarticolari, ma sicuramente anche quelle di tipo connettivale, sono delle patologie sistemiche, sono delle patologie che non rientrano solo nell'ambito della terza età, ma sicuramente coinvolgono una gran parte della fascia media dell'età e per questo se noi dobbiamo andare a individuare quali sono fondamentalmente l'artrite reumatoide che colpisce anche le giovani e anche i ragazzi, perché sono anche l'artrite reumatoide giovanile. Parliamo anche di spondiliti, che sono problematiche molte volte misconosciute o sottovalutate perché vengono scambiate per semplici lombalgie, ma ci troviamo davanti a problematiche abbastanza impegnative come la spondilite anchilosante. Sono problematiche come le connettiviti, come il lupus, come le vasculiti, come il Sjogren. Sono problemi che devono essere valutati perché la diagnosi precoce è fondamentale, perché riusciamo con la diagnosi precoce sicuramente a fare diagnosi, ma abbiamo anche i mezzi diciamo, aggiornati e moderni, tipo terapeutico, che ci permettono di fare della terapia patogenetica non più sintomatica come si faceva una volta. L'armamentario che abbiamo è un armamentario abbastanza vasto, è un armamentario che ci mette nelle condizioni sicuramente di aggredire la malattia, probabilmente non raggiungiamo quello che può essere la risoluzione della malattia, ma sicuramente l'obiettivo in questi casi è quello di abbassare come si dice, una bassa intensità, quindi significa abbassare l'aggressività delle malattie stesse. Non dimentichiamoci anche un aspetto importante, che sono quello dell'osteoporosi. L'osteoporosi è una patologia misconosciuta, è una patologia che si manifesta solo quando c'è un danno e il danno è legato soprattutto alla frattura. L'obiettivo in questi casi è quello di evitare che ciò accada con del monitoraggio, specialmente in quelle fasce importanti che sono le donne in menopausa o le persone anziane. Una frattura di vertebra, una frattura di femore sono delle fratture importanti perché non solo abbassano la qualità di vita, ma per certi aspetti come quella del femore può provocare anche una diminuzione della quantità di vita del paziente stesso. Per finire a questo punto dobbiamo anche parlare di un altro aspetto, che sono quelle degenerative artrosiche. Non tutte le artrosi sono delle patologie che fanno tutte sul letto operatorio, ma sono anche delle patologie che prese in tempo possono metterci in condizione chiaramente di evitare che ciò accada e mettere il paziente, in questo caso un paziente della terza età, ad avere una buona qualità di vita perché con un buon tono muscolare, con una buona fisioterapia, con una buona terapia sia farmacologica a parte riabilitativa ma anche infiltrativa, ci mettiamo nelle condizioni chiaramente di allungare la quantità di vita, ma soprattutto di migliorare la qualità di vita dello stesso. Il focus praticamente abbraccia tutti questi aspetti, sono 9 le sessioni, in ogni sessione ci sono 2 relazioni frontali e dopo le relazioni frontali c'è il talk show. Nel talk show c'è una visione fondamentale che è quella della multiprofessionalità, cioè significa la multidisciplinarità di queste patologie è fondamentale perché non è solo il reumatologo il regista del sistema, ma accanto al reumatologo sicuramente ci può essere, ci deve essere, c'è l'ortopedico, c'è il fisiatra, c'è l'oculista, perché le problematiche oculari sono importanti, non dimentichiamoci c'è il gastroenterologo, ma soprattutto, e questo lo dimenticavo, ma ora lo aggiungo alla fine, anche il dermatologo, perché una delle patologie molto misconosciute, ma sicuramente da gestire, da curare, sono l'artropatia psoriasica. La psoriasi è una patologia di tipo dermatologico, ma sicuramente è una patologia che coinvolge, infatti si chiama di malattia psoriasica, sia l'acute che anche le articolazioni.